Per combattere le mafie è necessario innanzitutto avere memoria per far comprendere quanto sia importante affrontare giorno per giorno il proprio ruolo, non soltanto da parte di coloro che hanno come obbligo quello di contrastare le mafie, ma anche il cittadino, a cominciare dalla scuola. Lo ha detto a Pescara il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Rao a margine della cerimonia relativa all'esposizione del quarto Savona 15, nome in codice dell'auto della scorta del giudice Giovanni Falcone, distrutta dall'esplosione di Capaci il 23 maggio del 92. Tra i presenti anche la vedova Montinaro, il presidente uscente del premio Borsellino Giovanni Legnini e il neopresidente Luigi Savina, ex vice capo della Polizia ed attuale direttore generale della Pubblica Sicurezza. L'importanza anche della memoria per le giovani generazioni in qualche modo? Assolutamente sì, questo è il valore fondamentale, perché altrimenti il ricordo dei nostri caduti lo potremmo fare al chiuso di una nostra caserma, ma non è questo il senso, li ricordiamo qua. L'augurio è del passaggio della memoria, di quanto siamo stati in guerra in un momento storico in questo paese, di quanto è stato migliorato con l'aiuto delle forze dell'ordine, della polizia, ma anche di tutti i cittadini. La barbara uccisione di Falcone, Borsellino, Francesca Morvillo, delle scorte, costituisce uno spartiacque per la storia del nostro paese, ed è stata questa la ragione che ci ha spinto, oltre che a sostenere, quando io ero fino a pochi mesi fa vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, queste iniziative, anche a desecretare tutti gli atti, a renderli pubblici, quelli nella disponibilità del Consiglio Superiore della Magistratura, pubblicarli per far vivere la memoria di quelle tragedie, di quelle vite spezzate, ma anche degli insegnamenti che ci provengono da una stagione eroica nella lotta alla mafia. Un momento di toccante condivisione anche con gli studenti, fortemente voluto tra gli altri dal questore di Pescara Francesco Misiti, che ha vissuto sulla propria pelle gli anni tragici della lotta alla mafia all'indomani della strage di Capaci. Io dico sempre che l'omicidio della Chiesa ha determinato il risveglio delle coscienze, perché all'indomani noi abbiamo avuto Palermo coperta di lenzuola bianche, il cittadino che si ribellava. Dico ancora che quando è stato catturato Giovanni Brusca, la squadra mobile di Palermo è stata invasa la notte da giovani che ringraziavano la Polizia di Stato. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che lavorando con serietà, lavorando con quello che è uno spirito di sacrificio che non ha limiti, e allora i risultati piano piano si ottengono. E se questi risultati oggi sono stati raggiunti è grazie anche a questi ragazzi che hanno dato la vita nell'interesse di un momento di legalità.